in Gesù si è mostrata l'infinita potenza di Dio, che ha il potere, oltre che di essere infinitamente grande, di essere infinitamente piccolo. San Paolo dice che Gesù si annientò facendosi uomo. Per Dio, il creatore delle galassie, farsi uomo è stato un annientamento. E lei ci fa capire qualcosa della coscienza del Padre. E la coscienza del Padre, vedete che vuole vivere in noi. Noi faremo questo passaggio quando la coscienza del Padre vive in noi, in questa stanza, quando usciamo fuori dalla stanza, quando stasera andiamo a casa con il nostro marito, nostra moglie, figlio o soli. Continua a vivere in noi questa coscienza, una coscienza che ti dice che non sei mai solo, mai. Questa coscienza che si allarga, perché è la coscienza di Dio che vive in te. Noi non abbiamo la più pallida idea della grandezza che c'è in te, in me. Anche questa consapevolezza deve esserci in noi. Noi ci crediamo degli esseri così, troppo piccoli, così, chiusi nelle nostre vicende personali, nel nostro guscio familiare, nel nostro guscio paesano. Mentre invece quello che Dio ci dà, che ci vuole dare, è una coscienza che si espande per l'universo, è la stessa coscienza di Dio. Tu sei figlio di Dio, e sto figlio di Dio l'abbiamo banalizzato in un modo vergognoso. Una volta ho detto, guardate che tutti siamo creature di Dio, ma non tutti siamo figli di Dio. Figlio di Dio è colui che ha la coscienza di Cristo. Cristo è figlio di Dio. Chi non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene. Avere la coscienza di Cristo, essere corpo di Cristo, la comunione ogni giorno lo sentiamo in chiesa, nella messa, la comunione con il corpo e sangue di Cristo ci riunisca in un unico corpo, che è il corpo del Figlio di Dio, e tu sei corpo del Figlio di Dio, sei figlio di Dio. E se siamo figli, dice San Paolo, siamo anche eredi. Eredi di Cristo, eredi di Dio. Ecco, questa è la tua grandezza, questa è la mia grandezza. Ma ve li immaginate voi? Ecco perché il tuo dolore, il mio dolore, non può essere individuale. Non puoi soffrire da solo, non puoi. Perché il Signore ti chiama a un qualche cosa di grande. Vedete, quando Cristo è venuto, ha condiviso il dolore dell'umanità, la speranza dell'umanità, dando amore all'umanità, dando amore a te. Il problema è che l'uomo, non conoscendo intimamente Dio, nel momento in cui siamo stati creati, siamo stati chiamati alla vita, e la vita si identifica con l'amore. Guardate, se qualcuno di voi per un attimo è convinto in un modo assoluto che non è amato da nessuno nell'universo, vi assicuro che muore. Ma anche il bambino non vive solamente perché la mamma gli dà il latte, ma vive dell'amore della mamma. Guardate che i nazisti hanno fatto un esperimento. L'esperimento che ai bambini non gli facevano mancare niente, nutrimento perfetto, pulizia perfetta, temperatura perfetta. Però soli i bambini morivano. Morivano. Questo per dirvi che la vita è legata all'amore. La sorgente dell'amore lo vediamo negli occhi amorevoli di Dio che dice ti amo, ti amo, ti amo. Se la vita è uguale ad amore, Gesù, ecco perché si definisce la vita, vuole darci la vita. Credo. Siamo creature non figli se non siamo coscienti di esserlo. In quanto battezzati siamo tutti figli di Dio. Se lungo il percorso della nostra vita noi ci opponiamo alla legge di Dio, quindi ci comportiamo, siamo figli di Dio o solo creature? Come ho avuto proprio una... Sì, lo so, ma l'ho avuto anche io questa discussione. L'ho avuto, ma ho risposto con la Bibbia. E l'avere il battesimo è un seme che tu metti nel terreno. Ora, se tu questo seme lo coltivi, lo innaffi, lo fai crescere, allora questo seme si sviluppa e ha la sua funzione. E invece se il seme lo lasci lì in una terra arida,
io l'altra volta, mi pare l'anno scorso, ho detto, non so, i più grandi delinquenti che abbiamo sentito noi, i mafiosi, ma quelli erano tutti battezzati. Cioè dire, dobbiamo uscire anche da un certo punto, non che il battesimo sia un formalismo, ma è un seme che poi dipende da noi, però chi non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene. Dice, ma le persone che non hanno potuto conoscere Cristo, che fa? Che succede? Guardate che c'è una coscienza nel profondo del nostro essere, dice il Concilio Vaticano II, attenzione, c'è una coscienza dentro di noi che ci dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Se uno consapevolmente sa che quella cosa è sbagliata e la fa, quello è già un uscire fuori dall'amore di Dio. Sì. Quindi diciamo che Dio ha delle idee molto più larghe delle nostre, ecco, non si formalizza, ma vede direttamente il cuore. Ecco, però ci sono diversi gradi di consapevolezza di essere figli di Dio. C'è il grado più basso, che è il grado della religiosità, dove tu pensi che facendo delle cose, ecco, ti sei salvato l'anima e sei a posto. Quello è il livello più basso. Ed invece poi c'è un renderti conto che tu sei figlio di Dio, che partecipi ad una vita che abbraccia l'universo. Andiamo nella dimensione di Cristo, perché i comandamenti c'erano già prima di Cristo, perché è venuto Gesù, se bastavano i comandamenti, se bastavano i riti, se bastavano il comportarsi bene, perché doveva venire Gesù. Gesù è venuto per poter incontrarti con il Creatore, con l'immenso, con l'infinito. Ma come potevi incontrarti con l'infinito? Se Dio apparisse si disintegrerebbe la creatura, ma come puoi incontrarti con il creatore delle galassie? Ma come puoi? Ma come puoi incontrarti? Ecco perché lui si è annientato affinché tu in Cristo potessi essere uno con Dio. Vedete, c'è una visione unitaria di tutta la realtà dell'universo. Dio, puro spirito, ha creato l'universo che è materia, ma l'ha creato lui. In Cristo l'Eterno, lo Spirito, il puro Spirito, entra nella materia. Cristo si fa carne, è la tua carne, la mia carne, e lì in Cristo abita la pienezza della divinità. Ecco, attraverso Cristo l'universo materiale si unisce allo Spirito di Dio per formare un'unica cosa. Noi siamo la testa della creazione. Per questo dobbiamo essere voce della creazione. Ogni giorno dovremo lodare Dio, perché la creazione non ha bocca. Il mare non ha bocca. Stamattina io appena posso mi faccio 4 passi a mare, non meno di mezz'ora. Una volta ci siamo incontrati anche con lei. Sì, ma è bello. Proprio forte di quello che vi sto dicendo, stamattina ho prestato la bocca al mare. Ho detto, grazie Signore che mi hai creato. Ma non che ha creato il mare. Io ho prestato la bocca al mare, grazie Signore che mi hai creato. E se non prestavo io la bocca al mare, il mare poteva ringraziare Dio. E ho visto dei posti stupendi al nord, stupendi, bellissimi. Come prestare la bocca ai monti, al cielo azzurro, alle nuvole. Tu sei la bocca della creazione, attraverso di te la creazione benedice Dio. Ecco perché nella prima settimana del Salterio di domenica c'è un salmo dove dice tutto che benedice il Signore. Ma perché? Perché quel salmo è nella tua bocca? Perché nella tua bocca? Perché nel giorno santo del Signore la creazione attraverso di te leva un grazie a Dio, una lode a Dio attraverso di... Ecco, vedi com'è importante la tua persona. Vedi che significa essere figli di Dio? Che la creazione fatta da Dio ringrazia Dio. Che la creazione ha una coscienza e un'anima, che è la tua anima, la tua coscienza, che si unisce al creatore che l'ha fatto. Noi vediamo il mondo, ma io che mi spuccio le galassie, dico grazie a Dio anche dalla galassia. Signore, grazie che hai creato la nostra galassia. Ma ce ne sono miliardi di galassie, quindi poi mi perdo.